Ecco il nostro Nicola Di Campri, mister, e per questo memorial, terzo memorial 2017 in memoria di Massimo Scarinci, in sostanza è chiamato a fare tanti lavori, tra cui anche la segnatura del campo. La rimetto un po', vedi? Proprio il jolly. Aspetta, come esco da là ce lo rimetto, Francesco. Il jolly del memorial. Poi dopo ci deve tutto fare. Quella alla fine. Occhio gioca. Provvedi al controllo di identificazione degli atleti, sistemazione spogliatoi, assegnazione spogliatoi, segnatura campo. Un po' di tutto. Adesso, prima che ricomincia la seconda tornata pomeridiana di gare, sta preparando il campo per le due gare clou della serata, che si concluderà con la finale dei giovanissimi, categoria giovanissimi, tra la Virtus Castelfrentano, che è arrivata in finale, la squadra di mister Gabriele, eccolo finalmente, eccolo finalmente, il cavaliere. Stavo sempre dietro l'obiettivo, stavolta sto davanti all'obiettivo. Grande, numero uno, un saluto a zio Carlo. Grande. Si concluderà, oggi c'è anche la finale, c'è anche la semifinale degli esordienti. No, esordienti, la finale degli esordienti. Ah, c'è la finale degli esordienti tra la Real Tuscolano Roma e la Virtus Lanciano, giusto? Dai, poi questo e dopo facciamo qua. Sì, la Virtus Lanciano. Mentre i giovanissimi concluderanno la terza giornata di questo memorial. Ecco, arrivo! Con la gara Renato Curi Angolana Virtus Castelfrentano, che è arrivato in finale. Ecco i nostri, alcuni calciatori stanno già in fermento. Qua ci abbiamo già la postazione. Scusa, giusto. No. Scusate, ma qua ci abbiamo. Sì, sì, già portato, ecco, arrivo. Ecco qua, sono i premi che saranno distribuiti da questa sera. Qua ci abbiamo per il trofeo del bomber, coppe per play, dove ci sono per le prime sei classificate, dove ci sono le seconde sei classificate, dove ci sono le coppe capocannoniere esordienti, capocannoniere giovanissimi, e questo in mezzo è un trofeo messo personalmente dal vicepresidente cavaliere Carlo Iocco, il sottoscritto, e viene dato al capocannoniere della Virtus Castelfrentano giovanissimi. Questo trofeo è il ricordo di mio fratello Nicola, deceduto 3 mesi fa. Qua in fondo c'è un gadget anche per gli arbitri. Quest'anno, come al solito, abbiamo fatto alla grande.